Eccoci allo stand Flaminia, incontriamo Francesco Bravini, responsabile marketing e direttore commerciale estero. Allora, le chiediamo subito come sta andando questo mercato e quali sono i mercati trainanti. Ma in questo momento sta andando abbastanza bene, diciamo che per quanto riguarda i mercati europei è senz'altro uno di quelli che presenta maggiori possibilità. I mercati trainanti in questo momento, è inutile nasconderselo, sono i mercati orientali, quindi un po' la Russia, la Cina e tutto il Medio Oriente, un po' l'est dell'Europa, questi sono quelli che presentano maggiori possibilità in questo momento. Qual è in questo momento la filosofia dell'azienda? Che cosa mirate? Cosa volete presentare come novità assoluta in campo tecnologico, di materiali? Ma diciamo che in questo momento di grande confusione noi stiamo cercando di tenere fermi alcuni capisaldi che per la nostra azienda sono fondamentali, che sono sostanzialmente la qualità, il design e la produzione italiana. Questi sono i tre concetti che hanno un po' guidato, che stanno guidando l'azienda negli ultimi 12 anni della sua storia. Per cui assolutamente la nostra filosofia è quella di mantenere la produzione completamente in Italia, si tratti di ceramica, che è il nostro core business, o anche di tutta l'accessoristica che fa parte della nostra offerta. Design e continuare quindi sulla strada dei prodotti di alto livello, instaurando collaborazioni con i maggiori designer nazionali, internazionali, conosciuti, famosi o anche sconosciuti, sotto l'art direction di Giulio Cappellini. E mantenere comunque degli standard di qualitativi altissimi, perché secondo noi per una produzione fatta in Italia è l'unica strada che in qualche modo può pagare per il Made in Italy. I prossimi passi? I prossimi passi sono senz'altro la presentazione di alcuni nuovi prodotti al Salone del Mobile, e anche se quest'anno non ci sarà il bagno, comunque per noi è sempre un appuntamento molto importante. Per cui cosa fate, un fuorisalone? Facciamo un fuorisalone nel nostro showroom di Via Solferino, per cui presentiamo un evento che si chiamerà Flaminia Friends, dove ci saranno delle presentazioni di prodotti fatti in ceramica con i designer che collaborano con Flaminia, e poi subito dopo Cerzai con la presentazione di alcune novità su cui però non voglio sbilanciarmi. Senta, secondo lei le previsioni per il 2011, prospettive verso il 2012? Prospettive sembra in crescita, però onestamente se dovessi stare con i risultati di inizio 2011 non sono molto positivi, nel senso che sono in linea con i dati del 2010, per cui aspettiamo, ci sono sentori in mercato, su alcuni mercati perlomeno di ripresa, per cui aspettiamo un attimo che si concretizzino, speriamo se non nel primo semestre quantomeno nel secondo.